Orata in tegame alla pistoiese. Tanti la fanno al cartoccio, sotto sale, in forno, ma voi sbagliate. L'orata si fa in tegame, in tegamino. Padellina antiaderente, comprata ai discount da cinesi, e si va a rosolare piano piano. Orata di primo sale pescata nel torrente Stella. Mi raccomando, tegamino antiaderente, un filo d'olio e poi si fa dorare su un lato e poi su quell'altro, delicatamente. Qui bisogna avere la mano ferpata, vedi, tac, du movimento e via. Qui c'ha classe, gli ha studiato alla Bergerhouse, vedi? Perché la si squama proprio da sé in modo naturale, la si strugge, gli è morbida. Questa gli è fresca, si vede che gli è morbida, si strugge. Si sente il profumo di pesce, di mare, di torrente, di fiume, di lago, ci sento il ristagno di fosso e dei tombini che non hanno pulito, ci sento, mamma mia ragazzi, che spettacolarità. Così va cotta l'orata, pochi discorsi, questa è l'orata perfetta, vedi? Proprio, cioè, è rimasta tutta, è già sfilettata, quindi. Vai, a posto, cottura perfetta.